Ok ragazzi. Ok Jimmy, ti voglio su Salvini. Molto bene. Ok. Ok, perfetto, seguilo così. Va bene. Camera alta online. Attenzione, camera 5, 3, 2, 1, online. Attenzione, Jimmy, vengo da te. 3, 2, 1, online. Bene così. Ok, camera alta, 3, 2, 1, online. Ok Jimmy, vengo ancora da te, eh. Attenzione, 3, 2, 1, online. Ok, seguilo finché puoi, ok, cambio, 3, 2, 1, online sulla alta. Ok.
E allora, eccoci qua. Okay. Attenzione, Edoardo, vado con te. 3, 2, 1. Sei online? Ok, non zoomare, Edoardo, rimani solo così. Attenzione, cambio camera. Perfetto. Allora adesso, chiaramente. Attenzione, vado col Jimmy. Attenzione Jimmy, 3, 2, 1, online. Buongiorno. Ok, attenzione Edoardo, vado con te. 3, 2, 1, online. Attenzione Jimmy, vado con te. Attenzione, 3, 2, 1. Bene, bene così. Grazie. Guarda se riesci a farmi vedere Salvini con la gente. Bella, molto bella, bellissima. Tienimi Salvini dentro, così, molto bene. Attenzione Edoardo, vado con te. 3, 2, 1, online. Ok, Milena, allargami l'inquadratura e metti il rec. Fermo così, basta. Ok, Milena, vado con te. 3, 2, 1. Ok, camera alta. 3, 2, 1, online. Permettetemi in questo. Ok Milena, vado con te, 3, 2, 1, online. Un giorno di festa, permettetemi però, okay. Edoardo, vado con te, 3, 2, 1, online. Le decine di migliaia di italiani che hanno scelto di essere qua per costruire e ricostruire. Ok, Jimmy, vado con te, 3, 2, 1, online, molto bella questa. Una festa non può essere una festa se stanotte sei ragazzi di 14-15 anni che erano usciti molto per bella. Divertirsi. Ti tengo, Jimmy. Sono rimaste vittime di una tragedia. Ti tengo. Ok, camera alta, 3, 2, 1. E quindi, ok Edoardo, vado su di te. 3, 2, 1. Vi abbraccio. Sta entrando l'audio del service nella diretta. Di costruzione, l'audio del service nella diretta. In cui ci stringiamo. Mi chiamano, mi dicono che sta entrando l'audio del service nella diretta. Come le famiglie siciliane. Paolo, mi dicono che il mio audio sta entrando nella diretta. Vittime di disastri, di incapacità, di stupidità. Mi dicono che l'audio del service sta entrando nella diretta. E quindi tu vuoi cominciare a raccontarvi. No, mi dicono che il mio audio sta entrando nella diretta. Paolo, mi verifichi questa cosa. Onore, quello che stiamo facendo a noi vostro da 6 mesi e quello che faremo nei prossimi 5 anni che giunga da questa piazza. Sì, ti sento. Dell'Immacolata. Alle famiglie che in questo momento stiamo piangendo i figli che non hanno più un minuto di abbraccio e di silenzio. La diretta entra l'audio della regia e non si sente il capitano. Com'è possibile? Io però non riesco ad aprire la sta diretta. Chi è che ha una connessione? Se c'è silenzio. Questo è Facebook. No, YouTube. Non c'è. No, Facebook. Vabbè, è uguale, è lo stesso, eh? È lo stesso canale. Perché io ho un segnale che va? Si sente la voce della regista. No, sì. Tu qualcosa? No, no. Questo è il desktop, ragazzi. Noi non abbiamo nulla. Hai il tuo microfono aperto. Hai il tuo microfono aperto. Dal ministro, dal italiano. E padre, ce la metteremo tutta per far tornare l'Italia grande come voi avreste voluto.
Grazie a tutti e la parola la lascio ai ministri. E allora la parola ora passa al nostro ministro, chiaramente una grande donna, una che sta facendo un enorme lavoro, i cui risultati chiaramente inizieremo a vederli con il tempo. Lascio la parola al nostro ministro Giulia Bongiorno. Questa piazza è bellissima, Roma è bellissima, forse meriterebbe molto di più. Vi parlerò dei primi passi da ministro di questo governo che noi della Lega vogliamo chiamare governo del buonsenso. Il nostro cambiamento sarà fatto dal buonsenso. Io vi leggerò e vi dirò alcune cose che abbiamo già fatto, perché non si può parlare solo al futuro. E voi mi direte se le ritenete di buon senso o no. Sulla legittima difesa. È buon senso dire che chiunque entra in casa altrui per rubare o per uccidere ne accetta le conseguenze? È buon senso stare con l'aggredito e non con l'aggressore? Abbiamo fatto approvare al Senato il diritto di respingere l'aggressore senza finire sul banco degli imputati. È buon senso questo? Violenza sulle donne. Molte donne denunziano, ma non riescono a essere aiutate in tempo perché la loro denuncia finisce seppellita in mezzo ad altre denunzie. Stiamo facendo una legge che dà una corsia preferenziale alle donne in pericolo, alle donne in attesa di giudizio. È buon senso dire stop alle donne massacrate in attesa di giustizia? E poi voi sapete, io sono ministro della pubblica amministrazione, vi devo raccontare una cosa che ho scoperto. Io credo che ci sono tantissimi dipendenti pubblici, tantissimi funzionari, tantissimi dirigenti veramente servitori dello Stato, però ho scoperto pochi giorni fa, forse non l'avrete letto perché è una notizia recentissima, che un dipendente pubblico che risultava presente in ufficio, sapete dov'era? Era stato arrestato. Non era un caso né di omonimia né di ubiquità. Semplicemente il collega che da anni timbrava per lui non sapeva che era finito in carcere. C'è qualcuno che dice che è un malcostume. Secondo voi è buon senso dire che è reato? È buon senso fare una legge che obblighi chi entra in un ufficio che deve servire voi a mettere le impronte digitali? Sì. Giovedì scorso qualcuno mi ha detto in aula che sarebbero state sufficienti le telecamere, che è troppo invasivo imporre le impronte digitali. Sappiate che le telecamere sono state sperimentate. Sapete cos'è successo? Che i furbetti, i cosiddetti furbetti, che in realtà sono truffatori, entravano con gli scatoloni in testa per non farsi vedere. Io credo che esistono dei beni che bisogna sempre bilanciare, da un lato il bene della privacy, ma vi chiedo, secondo voi sulla privacy deve prevalere il diritto dei cittadini ad avere un buon servizio? E poi voi sapete che io mi devo occupare di digitalizzazione, un parolone. La digitalizzazione significa cercare di fare correre l'Italia. Voi sapete che in Italia abbiamo delle regioni, dei comuni già digitalizzati, altri no. Ma sapete cosa ho scoperto? Che mentre cerchiamo di digitalizzare, sta avvenendo un fenomeno che io devo frenare. Io digitalizzo, ma devo stare attenta. Ho trovato leggi non scritte in italiano, scritte solo in inglese, norme in inglese. Io voglio le leggi italiane scritte con la lingua italiana. Io credo che l'inglese sia una lingua importante che i nostri figli devono studiare, che tutti devono studiare, ma io da italiana non voglio imparare l'inglese per parlare con gli italiani. È buon senso o no questo?
E infine, perché abbiamo pochi minuti, voglio dirvi una cosa importantissima. Tutte queste cose sono già avviate, sappiatelo. È una legge che abbiamo in cantiere, che ci sta particolarmente a cuore. Stop, basta ai premi per coloro che vengono trovati in flagranza di reato, che uccidono. Basta. Massima garanzia fino al terzo grado di giudizio. Ma se poi tu hai rapinato, hai violentato, hai ucciso, zero sconti di pena. Stop al giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo. Zero premi. E siccome il mio tempo è finito, permettetemi di dire, visto che vedo che ci sono qui davanti calabri, pugliesi, siciliani, è buon senso o no fare questa lega tutti insieme? E allora grazie a Giulia Bongiorno e al suo lavoro, a lavoro per tutti noi, per tutti voi. Ora abbiamo parlato di giustizia, dobbiamo parlare anche delle future generazioni, quindi della scuola. Do il benvenuto a Marco Bussetti, il nostro ministro dell'istruzione, benvenuto! Questa è una giornata storica per tutti noi, per il nostro popolo, ma dobbiamo stringerci alle famiglie delle vittime di questa strage che è avvenuta questa notte nelle Marche. Sono anche i nostri studenti e questo mi addolora ancora di più. Queste cose non devono più accadere, abbiamo bisogno di più rispetto e regole. Parole da mettere al centro della nostra azione. Rispetto per il nostro popolo, per il popolo italiano, i suoi valori. Rispetto per la legge e rispetto per le tradizioni. Noi subito abbiamo fatto una cosa. Siamo passati dalle parole ai fatti. E questo ha significato educazione civica obbligatoria in tutti gli ordini delle scuole. Vogliamo trasmettere i valori della nostra società alle future generazioni. Così si genera senso di appartenenza, di identità ad una comunità. Senza le nostre idee e le nostre tradizioni non saremo mai dei cittadini attivi e responsabili e non saremo mai liberi. La libertà è importante. Per questo docenti, insegnanti, maestre, il vostro ruolo è fondamentale. I genitori e gli studenti devono riconoscervi come figure di riferimento autorevoli. Ristabiliamo il rispetto dei ruoli. Gli insegnanti e gli educatori svolgono un compito decisivo per il futuro dei nostri bimbi e ragazzi. E per questo voglio ringraziare ancora Matteo Salvini. Il decreto Scuole Sicure ha dato possibilità di prevenire e combattere lo spaccio di stupefacenti davanti alle scuole. E grazie alle forze dell'ordine che proteggono i nostri figli, che devono essere sicuri nella loro crescita. Per noi è fondamentale la sinergia con le forze dell'ordine e so che i genitori questo lo apprezzano tantissimo. Abbiamo subito stanziato 7 miliardi perché abbiamo una situazione dell'edilizia scolastica tragica, poche certificazioni, poca messa a norma e abbiamo sburocratizzato per far sì che le somme arrivino velocemente
agli enti perché si adoperino nella messa a norma delle scuole. Incrementeremo anche il tempo pieno a scuola perché vogliamo contrastare la dispersione scolastica. Diamo un'opportunità ai nostri ragazzi, lo meritano. Per dar voce al mondo della disabilità, che è rimasto fermo un anno e mezzo in questo ministero, ho subito insediato l'osservatorio permanente sull'inclusione. Ho iniziato il dialogo con le famiglie, con le associazioni, perché dobbiamo dare ai nostri bambini tutte le opportunità che si meritano. Specializzeremo nei prossimi anni 40.000 docenti sul sostegno. Nessuno l'ha mai fatto prima. Cambieremo completamente le regole sul reclutamento dei docenti. Ci saranno norme chiare, trasparenti e certe. E chi vincerà un concorso entrerà in ruolo nella regione scelta. E non sarà più un algoritmo a determinare la vita degli insegnanti. Questo deve essere chiaro. E vogliamo rilanciare anche l'università e la ricerca. Abbiamo stanziato 100 milioni all'anno per il finanziamento dell'università. Aumentiamo le borse di studio per le specializzazioni in medicina. Abbiamo bisogno di medici specializzati, 900 in più all'anno. E poi prevediamo anche una norma che permette ai nostri ragazzi di poter iscriversi anche contemporaneamente a due studi e due corsi di laurea. Vogliamo anche più premiare i talenti, l'eccellenza e la meritocrazia. Daremo più risorse agli enti di ricerca e assumiamo 1.000 ricercatori in più e li teniamo qui con noi e per noi. Basta fuga all'estero. Chiudo ringraziandovi con un tema che mi sta molto a cuore: il crocifisso nelle classi e il presepe durante la festività di Natale. Includere, essere tolleranti, non significa rinunciare ai propri valori nascondendoli. Senza la tradizione non siamo nulla, è quello che fonda la nostra identità come uomini all'interno della società. Il Natale è una festa religiosa della nostra cultura, della quale dobbiamo esserne orgogliosi. E continuiamo a lavorare con buon senso per costruire una scuola migliore, una società migliore. Vi ringrazio, siete stati spettacolari. Grazie a Matteo che lavora instancabilmente per tutti noi, uno che non molla mai. Viva la Lega, viva l'Italia e viva gli italiani. Grazie Marco, grazie. Il buon senso è quello che ci guida, il buon senso è la difesa delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Tutto questo passa anche attraverso l'agricoltura e il nostro turismo, la nostra arte. E allora diamo il benvenuto a un amico, a un fratello, Gianmarco Centinaio! Grazie a tutti, siete veramente tanti. Prima di iniziare, un'ottima notizia. Qualche ora fa mi hanno scritto da New York dicendo, i nostri ambasciatori, dicendo che ancora una volta siamo riusciti a bloccare il tentativo che c'era all'ONU di trasformare i nostri alimenti e la dieta mediterranea in qualcosa di nocivo. Volevano far passare l'idea che il prosciutti crudi, che il nostro grana padano, che il parmigiano reggiano, che l'olio d'oliva è peggio delle sigarette.
Ancora una volta questa notte l'Italia ha detto no e ci siamo riusciti. Dire prima agli italiani vuol dire essere dalla parte dei nostri agricoltori, dalla parte dei nostri pescatori, dalla parte degli allevatori, da parte di chi produce, da parte di chi si sveglia tutte le mattine e cerca di portare prodotti di qualità sulla nostra tavola. Dalle mele del Trentino e della Valtellina fino ad arrivare al grano, agli agrumi della Sicilia, passando alle olive della Puglia, passando agli agricoltori e agli allevatori della Lombardia e della Toscana, se non quelli del Lazio, e i pescatori della Liguria, tutte persone, tutti italiani per bene, che ogni giorno si alzano e cercano di portare sulle nostre tavole prodotti di qualità. Vuol dire lavorare per aiutare le aree terremotate, perché devono ripartire, perché ancora oggi eravamo nelle aree terremotate nei giorni scorsi e bisogna dare una mano. Vuol dire lavorare per aiutare gli amici che hanno subito le intemperie grandissime, soprattutto nelle aree di montagna, e anche qua ci siamo. Vuol dire finalmente dare una risposta agli agricoltori della Puglia con 100 milioni di euro, 100 milioni di euro per dare una risposta al problema che si chiama Xylella. Vuol dire stanziare 1 miliardo di euro per le infrastrutture irrigue. Non era mai successo, 1 miliardo di euro per prevenire i problemi, non andarli a curare. Vuol dire andare in Europa e lottare per le quote tonno per i nostri pescatori. Abbiamo il tonno più buono del mondo e non lo potevamo pescare. È una cosa assurda. Dire che si è dalla parte degli italiani, dire lavorare per i consumatori, cioè lavorare per noi stessi, per un prodotto di qualità. Dire lavorare per un'etichettatura dove i consumatori possano scegliere e capire. Made in Italy, fatto in Italia. Vuol dire lavorare per la qualità dei nostri prodotti. I nostri prodotti alimentari sono i più controllati al mondo e vuol dire che a livello qualitativo sono i migliori del mondo e sono i più copiati al mondo. E quindi vuol dire andare in giro per il mondo a lottare e a far sì che chi produce prodotti taroccati venga condannato. E quindi questo è il nostro lavoro. Vuol dire andare in giro a promuovere l'Italia nel migliore dei modi, permettere ai nostri produttori di promuoversi nei migliori dei modi. Abbiamo appena fatto un bellissimo accordo con la Federazione Italiana Cuochi. I cuochi saranno i nostri ambasciatori in giro per il mondo, orgogliosi di loro. Prima gli italiani vuol dire una volta tanto essere orgogliosi di dove viviamo. Siamo il paese più bello del mondo. E dobbiamo essere orgogliosi di questa cosa, perché i turisti non vogliono andare altrove, i turisti vogliono venire in Italia. E dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo, 8.000 chilometri di coste, abbiamo dei paesaggi stupendi, abbiamo i siti UNESCO più importanti al mondo, abbiamo le città d'arte più belle del mondo. Guardate dove siamo, guardate dove siamo. E quindi vuol dire anche fare lotta all'abusivismo, e faremo la lotta all'abusivismo per quanto riguarda le infrastrutture, abbiamo già iniziato. Vuol dire promuovere nel migliore dei modi il nostro paese, vuol dire lavorare come stiamo facendo sulle professioni turistiche, vuol dire, signori, dare una risposta per la Bolkestein. Questa è una promessa, questa è una promessa. E quindi termino dicendo una cosa, e lo dico col sorriso sulle labbra. Prima gli italiani, cari amici, vuol dire svegliarsi tutte le mattine e avere una priorità. Voi, grazie. Grazie, grazie a Gianmarco Centinaio. Ora diamo la parola a un ministro. Anche qua si è passati dalle parole ai fatti. Matteo Salvini l'aveva detto durante una campagna elettorale
pesantissima, fortissima, che lo ha visto impegnato da nord a sud. Aveva detto: noi daremo la massima disponibilità, saremo attenti anche alla disabilità che tutti si sono dimenticati negli anni scorsi. E allora la parola a un altro amico e fratello, Lorenzo Fontana. Grazie amici, è un onore essere qui e parto proprio con un grazie. Grazie a tutti voi perché state regalando un sogno non solo all'Italia, ma a un continente, l'Europa, che era caduta nel baratro e che probabilmente grazie a voi riuscirà a tornare quello che è sempre stato. Io parto ringraziando le interpreti della lingua dei segni. L'Italia è l'ultimo paese in Europa, l'unico che ancora non ha riconosciuto la lingua dei segni. A breve lo faremo, grazie a questo governo. E grazie a questo governo più di 1 miliardo di euro quest'anno sono stati stanziati per la disabilità, il fondo non autosufficienza, il fondo per il sociale, tante cose fatte per le persone più bisognose vicino a noi. Alcuni dicono che noi non siamo cristiani, che non amiamo il nostro prossimo, ma qualcuno si era dimenticato che il nostro prossimo lo abbiamo in fianco a noi. 4 milioni di disabili dimenticati che questo governo si sta ricordando. E quasi 1 miliardo di euro di fondi verranno stanziati per la famiglia che vive momenti di grave difficoltà, per la natalità. Guardate, leggevo Italia, rialza la testa, ma se non si fanno figli è chiaro che la testa non potrà mai essere rialzata. La prima cosa da fare non è quella di badare all'immigrazione. La prima cosa da fare è fare in modo che i nostri giovani italiani possano avere famiglie numerose con tanti figli, perché la volontà c'è! La volontà c'è da parte dei nostri ragazzi, ma per troppo tempo le famiglie italiane sono state bistrattate. Perché ci troviamo in un momento particolare, dove dobbiamo affrontare un grave pericolo, quello del globalismo, quello che vuole rendere tutte le persone dei numeri, degli ingranaggi, in una macchina, dove non ci sia più identità, dove non ci sia più cultura, dove non ci sia più tradizione. Noi dobbiamo rispondere no. Noi abbiamo la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione, vogliamo tramandarla ai nostri figli, vogliamo che anche loro possano sapere di che grande paese fanno parte. Ed è per questo che con orgoglio noi vogliamo esporre anche i simboli della cristianità, il presepe, il crocifisso. Noi non ci vergogniamo della nostra storia, della nostra tradizione. Oggi è l'8 dicembre, la festa dell'Immacolata, e a lei affidiamo la reazione identitaria che in Europa sta dilagando e che vuol far tornare l'Europa l'origine della civiltà. L'8 dicembre del 1991 veniva a cadere l'Unione Sovietica e così noi ci auguriamo di poter far tornare i popoli europei alla loro grandezza e ci affidiamo alle parole di qualcuno che sapeva come combattere chi voleva omologare.
nel 1979 un grande uomo diceva: la ragion d'essere dello Stato è la sovranità della società, della nazione e della patria. In un suo viaggio in Polonia diceva ai giovani polacchi che la fedeltà all'identità nazionale possiede anche un valore religioso, e nel 95 profetizzava che la globalizzazione, appiattendo tutto, avrebbe suscitato nei popoli un bisogno prorompente di identità e di sopravvivenza. Questo grande uomo era Giovanni Paolo II. Che ha sconfitto il comunismo e ci ha lasciato un messaggio importante per il nostro avvenire. E uno sparuto numero di uomini, piccolo, ha iniziato qualche anno fa a credere che l'identità, la tradizione, i valori fossero ancora importanti. E l'Italia con voi sta tornando ad essere grande. L'Italia con voi tornerà a far grande l'Europa. L'Italia con voi e soprattutto con un grande leader come Matteo Salvini farà tornare questo continente a quello che deve essere, un grande sogno per tutti noi e non un incubo come purtroppo è diventato negli ultimi anni. Siate orgogliosi, non occupatevi di chi nelle televisioni, nei giornali non vi apprezza. E magari vi insulta e magari dice che siete razzisti o pericolosi. Voi siete dei patrioti, voi amate la vostra terra, voi siete quelli che amano veramente l'Europa, e l'Europa grazie a voi tornerà ad essere grande. Viva la Lega, viva Matteo Salvini, grazie. Grazie Lorenzo. Ora parliamo delle regioni, parliamo delle mille bandiere che sono qui a rappresentare tutti i territori, tutte le regioni, tutte le province, tutte le città. Il ministro Erika Stefani, accompagnata dai governatori Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, Attilio Fontana. Siete veramente belli. Io direi che un grande applauso va a questi governatori. Luca Zaia, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga. Ed è la dimostrazione di che cosa significa amministrare, cosa significa governare bene, cosa significa avere interesse per il territorio, per i propri cittadini. Voi qui ci siete e venite da tutta l'Italia. 220 pullman, 3 treni speciali. E venite da ogni regione. Ed è questa la grande bellezza dell'Italia. È la bellezza della gente. Ma se ci pensate, la grande bellezza e la forza dell'Italia sono le regioni. La forza dell'Italia, la bellezza dell'Italia è la diversità che ha, la varietà fra le regioni. Ma le regioni non sono solo dei tratti di penna su una mappa, solo un'indicazione geografica. Le regioni sono la potenza della cultura regionale, delle tradizioni regionali, dei prodotti regionali. La forza che noi abbiamo anche verso l'estero non è solo il made in Italy, ma il made in Veneto, il made in Lombardia, il made in Friuli, il made in Umbria, il made in Le Marche. E il grande errore che è stato fatto, il grande errore della politica, è
è stato di avere cercato di superare certi divari che esistono in Italia, cercando di uniformare, di fare leggi che invece di risaltare le potenze delle regioni le hanno mortificate, le hanno abbattute, non hanno lasciato ai governatori fare, lavorare, perché chi conosce il proprio territorio è il presidente della regione, sono le province, sono questi signori qua che sono i sindaci dei comuni, i veri grandi eroi. Perché il primo riferimento per il cittadino è il sindaco, è dal sindaco che vanno a lamentarsi, è dal sindaco che pretendono. E questi uomini qua sono andati avanti anni senza risorse, senza possibilità, dimostrando e risultando essere l'ultima catena di una grande macchina infernale statale. Ma questi errori che sono stati fatti, dovuti all'accentramento, ad un centralismo, hanno dimostrato il grande fallimento, perché i divari ci sono, le differenze ci sono, i commissariamenti delle sanità ci sono, i problemi dei bilanci ci sono. Ma poiché la squadra che perde si cambia, e noi la cambieremo, e l'abbiamo cambiata ponendo al centro dell'agenda politica le regioni, le province, i comuni. Ma cosa vuol dire liberare le risorse? Significa fare strade, fare asili, offrire servizi, i trasporti, gli ospedali. Queste sono le risorse sul territorio. Ma la grande rivoluzione, ed è quella la mia missione, è l'autonomia. L'autonomia differenziata. Ma bisogna far capire che cos'è l'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata, di là dei paroloni, di dire che cambierà il rapporto fra lo Stato e le regioni in un'ottica di leale collaborazione. La questione è che le regioni non possono essere sudditi dello Stato, non possono essere degli schiavi dello Stato, dei materiali esecutori dello Stato. Devono essere una parte principale. Ma che cos'è l'autonomia? Significa dare ai governatori, a questi governatori, la possibilità di lavorare, di valorizzare il territorio, di dare risposte ai cittadini. Ma significa soprattutto, ed è questa la rivoluzione, che in capo ai governatori ci sarà la responsabilità. Perché se non vi è la responsabilità, si rischiano i problemi della cattiva amministrazione, del buttar via risorse. E la responsabilità significa che se tu hai la competenza, hai la responsabilità verso i cittadini. E se tu non gestisci bene quelle risorse, semplicemente vai a casa. E la richiesta di autonomia, signori, non è un capriccio della Lega, non è un capriccio solo di un solo territorio, è una richiesta delle regioni, di un territorio delle regioni, dalla gente delle regioni. Perché qui abbiamo il governatore Zaia e il governatore Fontana che hanno fatto un referendum nelle loro regioni. Cioè, un referendum significa che hanno dato la voce al popolo e mai era successo nella storia dell'Italia. E a quei milioni di veneti, a quei milioni di lombardi e a quei milioni di cittadini che hanno chiesto l'autonomia bisogna dare una risposta. Ma la richiesta di autonomia non è soltanto una questione che possa riguardare alcune regioni. Sul mio tavolo ci sono ben 8 regioni che hanno chiesto l'autonomia. E queste sono delle risposte che la politica e il governo devono dare. E da un anno da quei referendum noi i dossier li abbiamo aperti, noi le proposte le abbiamo fatte e non era mai successo prima che un referendum si desse una risposta. Ma la rivoluzione poi, signori, saranno i costi standard. Magari può sembrare una noia, ma i costi standard cosa sono?
significa dire qual è la spesa alla quale le regioni dovranno limitarsi nel momento in cui erogano i servizi, che significa che quando entreranno i costi standard nessuna regione avrà più un alibi, dove si dovranno dare servizi, perché noi abbiamo bisogno di servizi, i cittadini hanno bisogno di servizi e l'unica maniera di poterlo fare è di farlo con la responsabilità in capo ai governatori e con l'obbligo di rispettare quelli che sono quei parametri. Abbiamo deciso di cambiare, per cambiare ci vuole coraggio, il coraggio che hanno avuto questi governatori che ho qui al mio fianco, che sono un esempio, è un esempio da dare a tutti di cosa significa essere amati dai cittadini, perché dai risposte ai cittadini. Loro hanno coraggio, Salvini ha coraggio, noi abbiamo coraggio. Lo faremo, lo cambieremo per questo strano ma veramente stupendo paese. Ciao a tutti. Grazie a Erika Stefani e ai nostri governatori, coloro i quali ci rappresentano sui nostri territori. Un applauso a tutti loro e al loro immenso lavoro tutti i giorni. Le bandiere, un po' di foto, le bandiere. E allora, grazie ragazzi. E allora, vi dico, qualche tempo fa qualcuno era stato accusato di essere la manina della Lega al governo. Beh, io da leghista mi ero un po' arrabbiato, vi dico la verità, perché noi sappiamo che noi abbiamo una manona della Lega al governo. Giancarlo Giorgetti! Bene, ha fatto bene Morelli a buttarla sul ridere, perché tante volte leggete delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Noi stiamo in terra guardando in cielo, diciamo così, questa è la nostra formula. E la prima cosa che vi voglio dire è questa. Grazie. Grazie per la vostra fiducia, per il fatto che siete qui come espressione del popolo. Perché vedete, di questi tempi noi in televisione, sui giornali, leggiamo sempre di altri concetti di fiducia, della fiducia dei mercati, della fiducia dei mercati finanziari, oppure anche della fiducia che noi abbiamo preso in Parlamento ieri. A noi interessa però soprattutto la fiducia del popolo, di quelli che ci hanno portato al governo e che oggi sono qui in Piazza del Popolo a ribadire questa fiducia. E perché sia chiaro, e sia chiaro a tutti, a quelli che pensano che possono esistere i governi soltanto grazie alla fiducia dei mercati o alla fiducia del Parlamento, noi diciamo che non può esistere un governo senza la fiducia del popolo e non potrà esistere un governo che ha la fiducia dei mercati ma non quella del popolo. Vedete, vi ho detto prima, siamo sulla terra, viviamo sulla terra, siamo gente normale. Siamo gente normale che fa politica da tanto tempo, portando avanti il buon senso. Anche oggi avete sentito tante volte parlare di questo. La rivoluzione del buon senso, quello della gente normale, che in tutti questi anni è stata espulsa come se facesse un po' schifo all'elite, a quelli che ritengono in qualche modo che le decisioni debbano essere prese da coloro che sanno o presumono di sapere e che non si può lasciare al popolo decidere il proprio destino. E questo buon senso che arriva dalla nostra esperienza di gente normale noi abbiamo portato in politica e sappiamo perfettamente che quando questo buon senso va al governo, il buon senso si legge anche con
la parola responsabilità. Buonsenso e responsabilità. Noi sappiamo quello che stiamo facendo. Responsabilità, prima di tutto, verso noi stessi, verso la nostra storia, la nostra cultura, i nostri valori. Noi, vale per me, vale per tutti quelli che hanno parlato per me, prima di me, e per quelli che parleranno dopo di me. Quando andiamo a letto la sera, stanchi, morti, sappiamo di avere fatto quello che era giusto fare. Forse c'è qualcuno che sta male lì? Qualcuno intervenga qui davanti al palco? Stanno arrivando. La responsabilità verso noi stessi, verso quello che stiamo facendo, la responsabilità verso le nostre comunità, dei nostri sindaci, dei nostri governatori, la responsabilità verso l'Italia, gli italiani e le future generazioni. Sappiamo perfettamente quello che significa. Sappiamo perfettamente che abbiamo una responsabilità anche nei confronti dell'Europa, di un'Europa dove purtroppo continuano a comandare magari quelli che non sentono la voce che arriva dal popolo. Ecco, noi, con grande rispetto, con anche grande rispetto di quelli che pensano in modo diverso da noi, vogliamo essere protagonisti anche di questo cambiamento storico. Dall'Italia, da questo governo, da gente normale, animata da tanto buonsenso, magari può arrivare un suggerimento, un consiglio, una motivazione per fare sì che ci sia un'Europa più democratica, rispettosa dei popoli, rispettosa delle loro culture, rispettosa delle loro tradizioni. Ecco, tutti voi, gente normale come noi, siete qui oggi insieme a Matteo Salvini per scrivere questa pagina di storia. Con grande buonsenso, grazie alla vostra fiducia e tanta responsabilità. Grazie. Eccoci qua, quante bandiere ci sono in questa piazza, quante bandiere che ci sono in questa piazza. Ora un video, un breve video che racconta questi sei mesi di buon senso al governo. Mi raccomando, oggi condividiamo le foto di questa piazza con l'hashtag Io ci sono e con l'hashtag Piazza del Popolo. Questa è la prima manifestazione della storia che sta andando in diretta su tutti i social media: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
Via il video! E allora normalmente io lo convoco sul palco con delle grandi ovazioni. Io vi chiedo in questa giornata, che come sapete è una giornata molto particolare per tutti noi, di fare all'accoglienza del nostro Matteo Salvini, partendo da ora, un grandissimo applauso. Forza! Hai fatto vedere che spettacolo? Non è facile parlare
davanti a una piazza come questa, quindi vi giunga dal profondo del mio cuore il ringraziamento a nome di 60 milioni di italiani, perché voi siete l'avanguardia dell'orgoglio e del cambiamento e della dignità di questo paese. Abbraccio uno per uno i papà, e lo faccio da papà, le mamme, i nonni, i fratelli e le sorelle, i compagni di classe, di chi lunedì tornerà a scuola e troverà un banco vuoto. E oggi pomeriggio vedrò di essere nelle Marche, e questo calore di uomini e donne arrivi a quei ragazzi che stanno soffrendo, arrivi a quelle famiglie che stanno soffrendo, perché non succeda più. Perché non succeda più. Qua non ci sono da fare nuove leggi, qua bisogna fare in modo che tutti rispettino le leggi che già ci sono, per risparmiare vite. E vi do il mio impegno da ministro e da italiano che in questo paese chi lavora bene, fa il suo dovere, verrà premiato, ma chi sbaglia paga, e paga fino in fondo. Questo a Genova, questo nelle Marche, questo in Sicilia e questo nella mia Milano. Chi sbaglia paga. Io invito a salire sul palco la parte migliore della politica, quella che per un borso spese di benzina da nord a sud dedica 24 ore delle sue giornate ai suoi cittadini, e quella su cui rifonderemo il presente ma soprattutto il futuro di questo paese. E fate un applauso alle centinaia di sindaci che uniscono questo paese nel nome dell'impegno, dell'onestà, della responsabilità, del sacrificio, della generosità e dell'ascolto ai loro cittadini. Questa non è una piazza che ha tempo da perdere in odio e polemiche. La vita è troppo breve e troppo bella per perdere ore e giorni in odio e polemiche. Questa è una piazza di unione, di amore e di speranza. La lasciamo a qualcun altro, la violenza. E io ringrazio le forze dell'ordine che quando c'è la Lega in piazza sono tranquille, sono disarmate, sono sorridenti e sono con noi. Non per controllarci, ma per sostenerci. È l'onere di dire verità, a volte verità scomode. Martin Luther King diceva che per farsi dei nemici non è necessario dichiarare guerra, basta dire quello che si pensa. E quindi, leggendo i giornali ogni giorno, non posso evidentemente ripetere i molti nemici, molto onore, se no mi rimproverano di nostalgie che non ho, e io dei nemici faccio volentieri a meno, perché c'è bisogno di unità e di concordia. Però leggendo i giornali la mattina ogni tanto mi accorgo che siete nel giusto, che abbiamo cominciato il cammino giusto, perché sei portavoce di alcuni poteri forti, fanno di tutto da mesi per fermare noi, la Lega, questo governo e la voglia di risorgere di questo splendido paese. Vuol dire che stiamo facendo le cose giuste per 60 milioni di italiani. E non molleremo mai. Vi do la mia parola d'onore che andrò fino in fondo e non molleremo mai. E non saranno né gli attacchi, né le denunce, né le bugie, né le minacce a fermarci, anzi, mi danno e ci danno più forza.
E io dedico a Roma, ai romani, ai 60 milioni di italiani per bene le minacce di coloro che ancora non si sono resi conto che la pacchia è finita, e penso alle 9 ville dei Casamonica che abbiamo abbattuto nell'arco di qualche giorno. E certa gente deve prepararsi a partire dall'Italia, perché per loro non c'è spazio né a Roma, né a Palermo, né a Milano. Per i mafiosi non c'è spazio in questo paese. E poi un simbolo, un piccolo simbolo: se i sindaci danno uno spazio di quella che è la ricchezza incredibile della nostra terra, che a volte è apprezzata e ricercata all'estero, ma a volte è figlia di polemiche o di distrazioni in Italia. Io vi chiedo questo: essere uniti, marciare compatti nei prossimi mesi. Cercheranno di dividere questo paese e questo popolo. Se stiamo insieme, nessuno ci potrà fermare. Marciando uniti e compatti, non dobbiamo avere paura di niente e di nessuno. È un piccolo, grande esempio della nostra forza, della nostra ricchezza, della nostra identità, della nostra bellezza, del nostro saper vivere, mangiare e bere bene. È una rappresentanza dei cuochi italiani che hanno vinto la medaglia d'oro ai campionati mondiali della cucina. Fategli un applauso, perché a volte ci vogliono far mangiare schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo, quando la nostra terra, la nostra fatica e il nostro mare ci danno i prodotti migliori del mondo. Grazie ragazzi, perché siete i migliori ambasciatori del bello e del buono dell'Italia nel mondo. Partiamo subito da quello che i giornalisti ormai ci chiedono da settimane, e poi vi racconto il percorso, la visione, il progetto, perché abbiamo in testa un'idea d'Italia, un'idea di Europa, un'idea di sviluppo sociale che non dura 6 mesi o 5 anni. Abbiamo in testa un'idea di crescita che dura per i prossimi 50 di anni, perché De Gasperi diceva che un politico, un politicante bada alle prossime elezioni, uno statista bada alle prossime generazioni. E noi abbiamo l'ambizione di pensare all'Italia che lasciamo ai nostri nipoti, all'Europa che stiamo preparando per i nostri nipoti. E fatemi leggere, nel giorno dedicato alla Vergine Maria, 5 righe. Però vi dico chi ha scritto queste 5 righe alla fine, non all'inizio, perché possiate giudicare se si tratta di un populista, estremista, sovranista, nazionalista, leghista, o se si trattava di una persona che 36 anni fa aveva capito prima e meglio di altri che cosa stava per succedere, quali erano i rischi e qual era l'opportunità. Era il 5 ottobre del 1982 e questa persona, quest'uomo, parlava di una vocazione dell'Europa alla fraternità e alla solidarietà di tutti i popoli che la compongono, dall'Atlantico agli Urali. Parlava di un'unione di popoli distinti etnicamente, parlava di una grande varietà di culture, parlava delle ricchezze delle singole civilizzazioni nazionali, auspicava di veder nascere dalla varietà delle esperienze locali e nazionali una nuova e comune civilizzazione europea, e invitava a comunicare all'Europa questa speranza. Era il 1982. Invitava coloro a cui si rivolgeva e di cui umilmente proviamo a raccogliere il testimone, invitava a rivelare l'Europa a se stessa, l'Europa nata e fondata e cementata dai valori del cristianesimo,
e chiudeva invitando a mostrare all'Europa la sua anima, la sua identità, quell'anima e quell'identità che qualcuno ha perso nel nome della finanza e della globalizzazione. Questo pericoloso populista era San Giovanni Paolo II. Era Papa Giovanni Paolo II, che per qualche giornalista oggi sarebbe un sovversivo, ma che per 500 milioni di europei era, è e sarà un lucido visionario, perché o l'Europa ritrova la sua radice, il suo motivo di essere, di crescere nel reciproco rispetto, ma se l'Europa è quella che si ferma alle ispezioni, ai commissariamenti, allo spread e allo 0,1, è un'Europa destinata a fallire. Noi questa Europa la vogliamo vedere rinascere, risorgere, sorridere, lavorare, lavorare, perché un uomo senza lavoro, una donna senza lavoro sono uomini e donne senza dignità, che tornano a casa la sera senza la forza di guardare negli occhi i propri figli, come quel ragazzo che ho incontrato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, il classico 36enne precario che da 12 anni, lavorando decine di ore a settimane, facendo straordinari su straordinari, riesce a malapena, precariamente, a portare a casa 1.000 euro al mese, con cui evidentemente non potrà avere nessun mutuo e con cui evidentemente non può sognare con la sua compagna di mettere al mondo nei figli. Questa non è l'Europa e non è l'Italia su cui vogliamo fondare il futuro delle prossime generazioni. Certezza, speranza, dignità e orgoglio. E poi vi leggo tre righe, perché ogni tanto ci richiamano a essere rispettosi dei trattati e delle regole internazionali. E io vi leggo in questo sabato tanto caldo, grazie al sole che ci manda il buon Dio, e tanto freddo per il dramma di stanotte nelle Marche, però io vi voglio leggere, scripta manent, quello che c'è scritto nei trattati fondativi dell'Unione Europea. Titolo 1, articolo 2, 7 febbraio 1992, Trattato di Maastricht sull'Unione Europea. La comunità ha il compito di promuovere una crescita sostenibile, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. Qualcuno ha tradito il sogno europeo, noi daremo forza e sangue nelle vene di una nuova comunità europea fondata sul rispetto, sul lavoro e sul progresso economico e sociale. E ditemi voi com'è possibile garantire quello che c'è scritto nei trattati istitutivi: piena occupazione, crescita sostenibile, solidarietà fra i paesi e fra i cittadini. Guardate le immagini che arrivano da Parigi, ricordate le immagini che arrivavano dalla Grecia, guardate la crisi economica che anche la potentissima Germania sta cominciando a vivere, la Spagna o altri paesi. Pensate ai gilet gialli che in questa piazza garantiscono l'ordine pubblico e a Parigi protestano. Io ci tengo a dirlo, la violenza non è e non sarà mai giustificata da nessuna parte, ma chi semina povertà raccoglie protesta, chi semina false speranze raccoglie la reazione delle periferie, delle campagne. E noi vogliamo ricostruirlo questo tessuto sociale. Ma se buon Dio nel tuo trattato istitutivo mi parli di piena occupazione
e poi mi dici però Salvini no, non puoi toccare la legge Fornero, non puoi restituire diritto alla pensione, quindi diritto al lavoro a centinaia di migliaia di italiani, è vero, noi siamo qua per governare con buon senso, siamo persone concrete, abbiamo i piedi ben piantati per terra, ascoltiamo per uno per uno italiani, associazioni, categorie economiche, rappresentanze sindacali, però se si mette in discussione il nostro diritto e il nostro dovere di restituire dignità, orgoglio, sicurezza, pensioni e lavoro a milioni di italiani, io dico noi indietro non torniamo. Questa piazza che rappresenta centinaia di piazze in Italia che in questo momento ci stanno seguendo in televisione, sui siti, sui social, io a voi chiedo il mandato di andare a trattare con rispetto, dando rispetto e chiedendo rispetto con l'Unione Europea, non a nome di un governo, non come ministro, non come segretario di partito, ma a nome di 60 milioni di italiani che vogliono tornare a coltivare la speranza, che vogliono lasciare ai loro figli e ai loro nipoti un'Italia migliore di come l'hanno trovata. E se c'è il vostro mandato, noi non abbiamo paura di niente e di nessuno. Penso che abbiamo dimostrato in questi 6 mesi che volere è potere. Quando sono arrivato al Ministero dell'Interno non vi confesso che avevo anche una certa preoccupazione, conscio dei miei pregi e dei miei difetti, delle mie potenzialità ma soprattutto dei miei limiti. In Italia ce ne sono stati troppi che si sono pensati unti dal Signore, che si sono montati la testa, piedi ben piantati per terra e aver la voglia di imparare ogni giorno, di migliorare ogni giorno. E io devo dire che ringrazio Dio e voi per questi 6 mesi straordinari che mi avete concesso nel ruolo di tutore dell'ordine pubblico e della sicurezza e del controllo dei confini in questo paese. Mi raccontavano e vi raccontavano che l'immigrazione era un fenomeno epocale e che sugli sbarchi non si poteva fare nulla. È bastato usare un po' di buonsenso e un po' di coraggio e quest'anno abbiamo risparmiato migliaia di vite e abbiamo evitato 100.000 arrivi che erano arrivati negli anni scorsi. 100.000. E sapete che idea mi sono fatto? Che i veri razzisti, se razzisti in Italia ci sono, che i veri razzisti erano, sono e saranno quelli che pensano di svuotare il continente africano e di trattarlo come una riserva indiana da depredare e da trasferire con i suoi limiti e le sue povertà dall'altra parte del mondo, mancando di rispetto a una civiltà millenaria. L'Africa non si aspetta compatimento o carità, l'Africa si aspetta e da me, dal nostro governo, avrà non aiuti dei concertoni che poi finiscono ai ministri o agli amici degli amici, ma aiuto vero per studiare, per curarsi, per crescere, per lavorare, ognuno nella sua terra, ognuno nel suo villaggio, ognuno fra la sua gente, senza sradicare popoli e culture che non scappano dalla guerra e magari la guerra ce la portano a San Lorenzo spacciando morte. Non è questa l'integrazione che abbiamo in testa.
Pensate che entro le prossime settimane partirà un progetto a cui io personalmente ho lavorato con alcuni imprenditori privati, che permetterà entro l'anno a 800 ragazzi e a breve a decine di migliaia di ragazzi in Ghana, Ghana che era uno dei paesi che in Italia erano noti per le statistiche degli sbarchi e dei crimini, permetterà a centinaia di ragazzi di mangiare, di studiare, di vivere, di lavorare nella loro terra con 6 euro al giorno, con 6 euro al giorno. Quei 6 euro sono ben spesi, i 35 euro che pagavamo andavano nelle tasche dei furbacchioni e dei mafiosi e quindi sono ben contento di averli tagliati. E molti di quelli che criticano il decreto sicurezza non l'hanno letto e hanno letto Topolino. Perché nel decreto sicurezza ci sono più poteri ai sindaci, ci sono più soldi per le telecamere di sorveglianza, c'è la possibilità di assumere vigili urbani, c'è la possibilità di utilizzare la pistola elettrica che nelle prime settimane di sperimentazione ha aiutato 30 fra poliziotti e carabinieri a mettere al loro posto 30 delinquenti che altrimenti sarebbero stati molto pericolosi. E io sto con le forze dell'ordine sempre e comunque. E parlo dei vigili del fuoco, parlo della polizia penitenziaria, parlo di chi indossa una divisa, parlo di quelli che qualcuno chiama sbirri e che per me sono dei fratelli e delle sorelle che portano avanti non una missione ma un lavoro, non un lavoro ma una missione, nella stessa giornata e con la stessa forza e con lo stesso entusiasmo. Nel decreto sicurezza si entra nella vita reale. Perché a volte quando guardo la politica in televisione sento fantasia e filosofia. Nella vita reale non possono esserci migliaia di abusivi che fanno concorrenza sleale ai commercianti e agli artigiani italiani che pagano le tasse e che rispettano le regole. Nella vita reale non esistono i parcheggiatori abusivi che se non gli dai 5 euro ti bucano le gomme o ti rigano la macchina. Nella vita reale quando vai a fare la spesa non ti rompono le palle per i 2 euro del carrello. Quando vai in ospedale hai già uno stato d'animo particolare, devi uscirne tranquillo senza che sia un'avventura. Nella vita reale prendere il treno, l'autobus o la metropolitana, se hai 16 anni, se sei una ragazza e hai la minigonna, non deve essere un vizio ma deve essere un sacrosanto diritto. Perché la donna va rispettata e non esiste alcun tipo di cultura che possa mettere in discussione quella che è la nostra civiltà. Quante chiacchiere anche sui diritti delle donne, e il fiocco rosso, e il fiocco rosa, e la giornata. Il problema è che in Italia ci sono le giornate per tutto, e le giornate per le donne, e le giornate per i sordi, e le giornate per i sindaci, e le giornate per i milanisti, poi finita la giornata chi ha dato, chi ha avuto, noi la giornata contro la violenza delle donne non l'abbiamo celebrata solo con un fiocchetto rosso, ma approvando in Consiglio dei Ministri una legge che prevede che entro 3 giorni da una denuncia di molestia tu debba essere chiamata dal giudice per essere protetta. Non entro 3 anni, entro 3 giorni. Così si difendono le donne, non con i girotondi, con le leggi, con i fatti. E questo vale anche per gli amici. Ma voi una piazza così l'avete mai vista? Fatevi voi l'applauso per essere qua. Non fatelo a me, fatelo a voi. Un goccio d'acqua, grazie. Mi hanno dato qua un iPad per rispondere in diretta su Instagram, però siete in tanti, ma in troppi.
e quindi ringrazio voi che siete in collegamento da casa, perché non state bene, perché state studiando, perché state lavorando, e questa piazza è dedicata a voi, e io conto che voi da domani siate portatori sani, portatori onesti, speranzosi e coraggiosi del fatto che cambiare si può, che l'Italia può tornare a essere il paese più bello del mondo, dove vivere, dove studiare, dove lavorare e dove progettare un futuro e pensare al mettere al mondo dei figli non sia una follia che ti porta a povertà e precarietà, ma sia un sacrosanto diritto. Io vorrò essere misurato come vicepresidente del Consiglio e come ministro non solo e soltanto dai numeri sull'immigrazione, sui reati e sui dati economici, ma alla fine di questi 5 anni, perché se il buon Dio mi darà forza e salute, questo governo mantiene uno per uno tutti i suoi impegni e dura per 5 anni e non per 6 mesi. E questo governo dovrà essere giudicato dal numero di culle che tornano a riempirsi in questo paese, dal numero di bimbi che tornano a nascere e tornano ad avere, perché anche i simboli sono importanti, non un genitore uno, un genitore due, ma una mamma e un papà. E penso alle leggi sulla famiglia e sul diritto di famiglia, che non abbiamo il diritto, ma abbiamo il dovere di migliorare. Perché quando due adulti litigano, l'unica cosa che non può e che non deve succedere è che nel litigio degli adulti paghino le colpe dei bambini che non hanno nessuna colpa. E quindi penso ai tanti genitori separati o divorziati, penso ai tempi troppo lunghi, penso alle tante coppie che da anni tentano disperatamente, perdendo tempo e soldi, di adottare un bambino all'Italia e all'estero, adozioni più veloci e meno costose. Sono un dovere per un governo che vuole rispettare la sua gente. Certo, ragazzi, non avete eletto Superman o dei supereroi, avete eletto donne e uomini normali che in 6 mesi hanno fatto, non dico tanto, ma abbastanza, che stanno preparando la prima di 5 manovre economiche che rimettono al centro non i poteri forti, la finanza e le multinazionali, ma i cittadini, gli uomini e le donne e i piccoli, perché l'Italia da lì deve ripartire. E nella scelta di abbassare le tasse al 15% siamo proprio partiti dai piccoli, dai dimenticati dai governi precedenti, dall'esercito delle partite IVA, degli artigiani, dei piccoli imprenditori, dei commercianti, dei professionisti, con l'obiettivo di arrivare a tutti, ovviamente. Tutto e subito non sono in grado di farlo e non sarebbe serio farlo. Abbiamo cominciato un cammino, abbiamo cominciato un percorso che prevede anche l'ascolto. Io oggi pomeriggio dicevo, sarò, non perché devo, ma perché lo sento nelle Marche, e domani aprirò le porte di Ministero per incontrare le associazioni economiche di imprenditori, di coltivatori, di artigiani, di commercianti, professionisti, per capire, perché la critica costruttiva mi serve, mi aiuta. Non mi servono e non ci servono solo le adulazioni, perché ognuno sbaglia durante le sue giornate. Chi non sbaglia è solo colui che non fa niente. Chi fa sbaglia. Quanta gente pontifica perché non ha mai fatto un accidente nella sua vita? E di professione fa il critico. Il critico. Istituiremo l'albo dei critici di professione. E ce ne sono parecchi, basta accendere la televisione, non è un problema. Però fra queste critiche pregiudiziali ci sono anche critiche costruttive,
critiche utili, suggerimenti utili. Non c'era in manovra economica, vi faccio solo un esempio, qualcosa che andando a un'assemblea di artigiani mi sono reso conto fosse utile ci fosse. L'IMU sui capannoni, il capannone non ti dà reddito e in questa manovra noi raddoppiamo la detraibilità dell'IMU sui capannoni per chi lavora in quel capannone, per chi magari dorme in quel capannone, come quel commerciante toscano che alla 39esima rapina è stato costretto a difendersi e a cui ho portato la mia vicinanza umana. Non per incitare nessuno a sparare. Io sogno un paese disarmato, ma nel frattempo le armi le voglio togliere dalle mani dei delinquenti e voglio fare in modo che le persone per bene che si trovano alle 4 della mattina, qualcuno col passamontagna in testa e il piccone in mano, possano difendere se stessi e i suoi figli senza passare 3 anni nei tribunali italiani per raccontare che hanno esercitato il sacrosanto diritto alla legittima difesa. Perché la casa è sacra, perché il lavoro è sacro. E quindi questa è una delle leggi che all'inizio dell'anno arriveranno in discussione in Parlamento e io ringrazio l'intera maggioranza e l'intero governo che qualcuno sui giornali racconta invidiosi e litigiosi, perché quello che ho fatto e quello che abbiamo fatto in questi 6 mesi è figlio del lavoro di tutti, non del lavoro di uno. E quindi ringrazio Luigi e ringrazio coloro che stanno credendo in un progetto bello, ambizioso e coraggioso. E rifarei tutto quello che abbiamo fatto con un impegno. L'ultima cosa di cui hanno bisogno in questo momento gli italiani sono nuove tasse sulle auto, sulle case o sui conti correnti. Questo governo non approverà nessuna tassa perché il nostro obiettivo è togliere quelle che già ci sono, non inventarsene di nuove. Ringrazio Gip, ringrazio Vittorio, ringrazio Monica, ringrazio Anna, ringrazio tutto Luca, Emanuele, Lancerotto, Luca Ongaro. Ogni tanto mi dicono, ma un ministro non può parlare direttamente con gli italiani, non può comunicare su Facebook o su Instagram quello che fa. Io non lo ritengo un mio diritto. Io da ministro mi ritengo un dipendente pubblico al vostro servizio e quindi ritengo mio dovere raccontarvi come passo le mie giornate e come mi guadagno lo stipendio che voi mi pagate. Perché io ogni giorno che il buon Dio manda in terra mi ricordo che non faccio il ministro perché sono particolarmente intelligente, faccio il ministro perché voi mi avete chiesto di essere al vostro servizio e ritengo mio dovere raccontarvi come impiego il mio tempo dalla mattina alla sera. Lo facevo prima, lo faccio adesso e lo farò dopo. Non sono abituati. E mi dico, lei però, il ministro dell'Interno non può pubblicare la foto del piatto di spaghetti al ragù che ha mangiato. Il ministro, vi confesso questo segreto, il ministro mangia, dorme, prende il taxi, fa 2 passi, è una persona normale. Diffidate di quei politici, quei ministri che stanno sempre chiusi nei palazzi e di cui non sapete niente.
di me e della nostra squadra e di questi sindaci sapete tanto, il giusto, non tutto, mai tutto. Chi fa politica e chi fa polemica politica preoccupandosi dei padri, dei fratelli, delle sorelle, dei cugini o delle fidanzate è un poveretto che sbircia dal buco della serratura. A me non piacciono i guardoni, a me piace guardare in faccia le persone. E se fosse per me in Parlamento, ad esempio, non esisterebbe il voto segreto. Io ritengo che gli italiani abbiano il diritto di sapere come votano e cosa votano i loro rappresentanti, senza che si nascondano con il ditino nel segreto della Camera o del Senato. E quindi vi chiedo di giudicarmi come ministro e non per quello che faccio a casa mia, ritengo di poterlo e doverlo fare. E viva gli spaghetti con ragù! Semplificazione. I geni che adesso parlano di imprenditori si sono inventati un codice degli appalti che neanche nel Medioevo si sarebbero riusciti a inventare, che noi abbiamo preso, stracciato e riscritto pagina per pagina, perché chi lavora, fatica e produce in questo paese deve passare il suo tempo a innovare, a vendere, a internazionalizzare, a cercare clienti, non a compilare moduli. Ci opporremo alla svendita delle nostre spiagge, delle nostre piazze, dei nostri mercati, del nostro lavoro e della nostra cultura, perché i sacrifici dei nostri nonni non finiscano in nulla. Mi ero preparato un discorso lungo che, visti i fatti di stanotte che ho cominciato a seguire dalle prime ore di questa notte, e se verrà accertato che qualcuno per avidità ha sulla coscienza qualche morto, come a Genova, se qualcuno per avidità, per incassare milioni, non ha fatto quello che doveva e ha sulla coscienza dei morti, forse l'ultima cosa che faccio, anche se quei poveri morti non tornano in vita, questa gente deve pagare fino all'ultimo. E questo vale anche per quello che è accaduto stanotte nelle Marche. Per rispetto di tutti gli esercenti, gli imprenditori e i commercianti che fanno bene il loro lavoro, se nel tuo locale puoi fare entrare 800 persone e invece di 800 persone ne hai fatte entrare 2000 e 6 di queste 2000 muoiono schiacciate una sull'altra, il tuo posto è la galera fino all'ultimo dei tuoi giorni. Sapendo che è una magra consolazione per quelle mamme e quei papà. Però rispetto, regole, ordine, parolacce per qualcuno. Non puoi dire quelle robe lì, sono di destra. Rispetto, regole, ordine, disciplina. Non lo fai per decreto, ma l'educazione civica nelle scuole magari reinsegna ai nostri figli ad alzarsi in autobus se sale un anziano, un disabile, una donna incinta, che non deve essere un atto di eroismo, ma deve essere una cosa normale, che fanno persone normali. E non lo insegni per decreto, fermarsi sulle strisce pedonali, gettare i rifiuti nei cestini, il rispetto. Io penso che bello chiami bello, educazione chiami educazione, e l'Italia è la culla del bello, del rispetto, della cultura e del lavoro. E farò e faremo di tutto perché l'Italia torni a essere la prima in Europa. Noi non siamo secondi a nessuno, non abbiamo niente da chiedere e da imparare a nessuno, né a Parigi, né in Lussemburgo, né a Bruxelles. E quindi parto da dove sono partito. Portatevela a casa, le parole del Santo Padre. Poi dobbiamo chiudere perché oggi pomeriggio, come tutti gli 8 dicembre, ci sarà il Santo Padre in Piazza di Spagna. Quindi, ubi maior, io molto umilmente
al retro, però se a discorso concluso avete voglia di fermarvi per qualche minuto prima di volare nelle Marche, io voglio stringere la mano a ciascuno di voi per ringraziarvi della fiducia, della forza, dell'orgoglio, dell'energia, dell'entusiasmo che ogni giorno mi arrivano da voi. Perché la forza non mi arriva dai sondaggi. Certo, vi confesso che quando ci siamo trovati in questa stessa piazza qualche anno fa con una Lega al 4, al 5%, mai avrei pensato che gli italiani ci chiedessero di guidare la rinascita di questo paese e ci dessero la forza e la responsabilità enorme di essere il primo movimento politico di questo paese, e farò di tutto per meritarmi questa fiducia, per sbagliare il meno possibile, per andare fino in fondo, ora per ora, giorno per giorno, piazza per piazza, paese per paese, per unire le 8.000 comunità nel nome dell'autonomia. E la battaglia della Lega, l'obiettivo della Lega, mio e vostro, non si ferma più solo all'interno dei nostri confini nazionali. La storia ci dà un obiettivo più grande: riportare coesione sociale, amicizia, fratellanza e unità in un continente che, se va avanti così, rischia di essere schiacciato a ovest, a est e a sud da altre grandi potenze, per cui noi diventeremo solo un enorme mercato di consumatori di prodotti ideati, costruiti e lavorati dall'altra parte del mondo. Che l'Europa torni a essere la culla di civiltà di tutto il mondo, fondato sui comuni, sulle regioni, sulle nazioni e sui singoli popoli. E rileggo le frasi profetiche di San Giovanni Paolo II, che parlava di una vocazione dell'Europa alla fraternità e alla solidarietà di tutti i popoli che la compongono, dall'Atlantico agli Urali. E non penso che in questo passaggio c'entri molto la Turchia, però questo è un mio punto di vista geografico, sociale, culturale, storico, commerciale, economico, ma ne parleremo in una prossima occasione. Voi rappresentate popoli distinti etnicamente. Vogliono cancellare le identità, le culture, le storie, le tradizioni. È questo il grande tentativo dei Soros: una lingua unica mondiale per avere non donne e uomini, ma consumatori, schiavi che vanno al centro commerciale la domenica pomeriggio da precari, non per comprare qualcosa, ma per sognare di comprare qualcosa che è stato prodotto in Cina. E siccome quel qualcosa è stato prodotto in Cina, gli operai italiani stanno a casa. Io faccio e farò di tutto per aiutare le aziende italiane, gli imprenditori italiani. Fategli un applauso, perché sono degli eroi. I nostri imprenditori, i nostri artigiani, i nostri produttori di lavoro, di ricchezza e di cultura, che esportano nel mondo, nonostante tasse e burocrazia incredibili. Però è qua che dobbiamo mantenere l'ideazione e anche la produzione. Non siamo consumatori, non siamo tutti uguali. Il buon Dio fortunatamente ci ha fatto diversi. Sindaci, guardate quanto è bella questa piazza: la bandiera della Sardegna, la bandiera della Toscana, la bandiera del Veneto, la bandiera del Friuli, la bandiera della Sicilia, la bandiera della mia Milano e la bandiera dell'Italia. Un paese unito nel rispetto delle diversità, unito nel rispetto delle tradizioni. Viva le differenze, che non vuol dire essere migliori o peggiori di qualcuno, vuol dire rispettarsi, amarsi e unirsi. E il mio obiettivo per i prossimi anni è di trasferire il miracolo politico, sociale, di orgoglio, di dignità che ho la gioia di vedere in tanti volti, di sentire in tante strette di mano. Non mi interessano i sondaggi, possono dirmi che arriviamo all'80%, ma io non farò mai saltare un governo che lavora per gli italiani per un sondaggio. Se prendo un impegno vado fino in fondo.
e la gioia più grande me la danno quelle persone umili che mi dicono: io ho ancora difficoltà economiche, io aspetto ancora una casa popolare, io ho un figlio precario da tempo, ma grazie Ministro, perché ancor prima dell'economia a cui stiamo lavorando e su cui vorrò avere la stessa fortuna e la stessa efficacia che abbiamo avuto nel contrasto dell'immigrazione clandestina e nella lotta alle mafie, la mia forza più grande, la mia gioia più grande è quando questi signori, queste donne, questi uomini, questi ragazzi di 14 anni o questi ragazzi di 80 anni mi dicono: non mi interessa la foto, mi interessa una stretta di mano, mi interessa guardarla negli occhi e dirle grazie, perché ho ritrovato l'orgoglio di essere italiano e di appartenere a un grande popolo. Io vi chiedo questo e la chiudo qua, augurandovi una giornata, settimane e mesi di serenità. Io vi chiedo, da domani in avanti, di essere come in Svizzera, in servizio permanente effettivo, a servizio non di un movimento, non di un ministro, non di un segretario, ma di un popolo che merita di più. E quindi lo chiedo a chi è là in fondo in piazza, a chi in questa piazza non è neanche riuscito a entrare perché non c'è spazio sotto quell'arco, a chi è là in fondo sotto quegli alberi, a chi è davanti a quella statua, a chi è all'ingresso di quella chiesa. Vi chiedo di starmi e starci vicini, di essere uniti, di avere fiducia nel fatto che abbiamo le idee chiare sul percorso, non solo per Roma, non solo per l'Italia, ma per l'intera Europa, per i prossimi anni, per tornare a essere quello che eravamo. Mi chiedo e vi chiedo di non perdere tempo a far polemiche. Abbiamo visto questi giorni. Io ringrazio coloro che oggi non sono in questa piazza. Ci mancava Pamela Anderson. Abbiamo contro Pamela Anderson. Non so se riusciremo a ricostruire l'Europa con cotanti oppositori. Ci proveremo. Secondo voi ce la facciamo? E sarà un vantaggio anche per lei. E quindi vi chiedo di starci vicini, di non perdere tempo in polemiche, in litigi, sulla rete o in piazza, di portare domani nelle vostre città e lunedì nei vostri uffici, nelle vostre scuole, nei vostri negozi, nei vostri ospedali, nelle vostre fabbriche, nelle vostre università, la gioia e la certezza. Io ho poche certezze. Chi vive di certezze mente. Quelli che pensano di sapere tutto mentono. Quelli che si ritengono infallibili mentono. Io ho poche certezze, ma ho la certezza, questo sì, che abbiamo cominciato una lunga marcia che niente e nessuno potrà arrestare. Che il sacrificio dei nostri nonni e dei nostri bisnonni per questo splendido paese arriverà ad avere un senso e che i nostri figli e i nostri nipoti avranno da noi in eredità un'Italia migliore rispetto a quella che ci hanno lasciato i nostri padri. Crederci con gioia, con entusiasmo, con coraggio, senza avere paura, e avrete in me e in noi dei difensori, degli amici, degli umili servitori, disposti a imparare, ma che non hanno paura di niente e di nessuno, con buon senso, con ragionevolezza, con rispetto. Ma io do rispetto a chi mi porta rispetto, e il diritto al lavoro non si discute, il diritto alla sicurezza non si discute, e questo è il paese che è pronto a ospitare donne e bambini che scappano dalla guerra. Ma il Santo Rosario
che io ritengo di poter tenere in tasca, nessuno può dire che non avrà più asilo in Italia. E il Santo Natale è Natale, e a Natale nasce Gesù Bambino. E non penso che il presepe dia fastidio a nessuno. E non penso che tu scende dalle stelle dia fastidio a qualcuno, anzi, bimbi diversi che arrivano da paesi diversi con culture diverse non hanno il dovere ma il diritto di aprirsi al mondo, perché la cosa più bella è la gioia, l'ingenuità, l'entusiasmo e l'apertura mentale dei nostri figli. Se li educhiamo al rispetto, all'integrazione e alla convivenza da piccoli, cresceremo delle buone generazioni. Quindi io vi chiedo di portare a casa la certezza che se 60 milioni di italiani si uniscono, e lo dico anche agli altri partiti politici, lo dico ai partiti di opposizione, l'abbiamo fatta per anni l'opposizione, ci sta, emendamenti, ordini del giorno, critiche, ci sta che qualunque cosa accada è colpa di Salvini, è colpa della Lega, è colpa del governo. Questo è il gioco delle parti, ci sta, lo dico ai segretari dei sindacati, delle associazioni di categoria, ai parroci, agli insegnanti, ai medici, agli infermieri, ai precari, ai taxisti, ai poliziotti. Teniamo ognuno la nostra idea, conserviamo ognuno la nostra identità e le nostre diversità, però ci aspettano mesi impegnativi, non ci sarà niente di facile. Stiamo dando fastidio a poteri forti che avevano come loro obiettivo depredare l'Italia e desertificare l'Italia. Quindi ognuno nel suo comune, ognuno con la sua idea, uniti, uniamoci, perché solo uniti daremo risposte ai nostri figli. È questo che chiedo alla politica italiana e a 60 milioni di italiani. Uniti si vince. Viva questa splendida piazza del popolo, grazie uno per uno a ciascuno di voi, grazie per la forza, l'onestà, la bellezza, l'entusiasmo. Un abbraccio e una preghiera alle Marche, alla Sicilia, al Veneto, e il mio impegno a dare la vita se servirà per i nostri figli e per il nostro splendido paese. Grazie a tutti, fratelli, grazie veramente dal profondo del cuore.
sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io sogno all'orizzonte, mancano le parole.